Ecco Pedro Pablo Pasculli nella nebbia del Guido Biondi, primo allenamento alla guida del Lanciano dopo mille sorprese, colpi di scena, esoneri, avvicendamenti dirigenziali, attese. Il Momento futuro è Pablo. ora nelle sue mani, in un progetto dal profilo alto nelle intenzioni. L'ex attaccante del Lecce e della nazionale argentina, campione del mondo nell'86 con Maradona, protagonista del gol con la mano di Dios, in uno dei momenti più esaltanti del calcio romantico, ha scelto l'Abruzzo e la terra frentana per storia, potenzialità, una scommessa personale. La squadra è competitiva ma necessita di rinforzi. Pasculli pensa positivo, da buon argentino dal cuore generoso e tenace, aziendalista quanto basta, equilibrista al punto giusto. Sentiamo. È una piazza importante, una piazza che ha vissuto anni fantastici nel calcio italiano, e con voglia e speranza di tornare a livello che le competono. Sicuramente avremo bisogno di tutti, non solamente dei giocatori, avremo bisogno di tutti quanti perché insieme ce la faremo. Ecco, sta prendendo consapevolezza della squadra a disposizione, le prime impressioni. Un'ottima squadra, anche gli amici che ho da questa parte qui mi hanno parlato molto bene. L'obiettivo è questo, di fare bene, di essere tutti uniti per cercare, come ho detto prima, di raggiungere obiettivo futuro dove sicuramente ne competono di più. Ecco, un obiettivo a lungo termine o che riguarda solo quest'anno? No, dipende solamente quest'anno, no, non solo quest'anno, anche l'anno prossimo, passo dopo passo, diciamo. Adesso cercheremo di raggiungere un obiettivo importante, vediamo, passo alla volta. Penso che anche in futuro, con un progetto importante, però come ho detto prima, abbiamo bisogno di tutti quanti, del popolo, dei tifosi, della gente, deve avere fiducia, perché io penso che insieme ce la faremo. Cosa ha chiesto la società? E niente, non ho chiesto niente perché ho avuto il modo di parlare con loro, siamo stati a pranzo, ho parlato col presidente, siamo in contatto permanente con lui, quindi vediamo di agire dove ci può competere. Io penso che questa è già una squadra amalgamata, servirebbe qualche pedina, però vediamo, un passo alla volta, vediamo se riusciamo a trovare un bomber, un attaccante che si possa dare una mano, aggiungere una pedina importante a questa già buona squadra. E il campionato, dopo una lunga pausa, è alle porte. Il Lanciano contro la Torrese in casa si prepara a degustare la prima emozione, sperando che sia dolce. Il presidente Max Pincione, in collegamento dalla Grande Mela, ha raggiunto l'obiettivo di dare alla squadra un nuovo condottiero. Soddisfatto, l'ho scelto io, allora non ho, come si dice, non ho altro che essere soddisfatto, no? E adesso si volta pagina con grandi ambizioni e un progetto a lungo termine comunque. Ma sì, io credo che il progetto a lungo termine lo è. Mo cerchiamo di arrivare all'obiettivo di una maniera o l'altra, vediamo che succede. Stiamo ancora cercando due o tre pedine per rinforzare un po' la squadra. E poi speriamo che l'Avezzano e altri hanno un pessimo seconda parte della stagione, no?